Allora, sono qua con Chrisoft e qua con Chrisoft ho questo albero con un diametro costante, portiamolo, vabbè, a 16 non mi interessa, portiamolo a 16, cioè rimane 16, ok, e sollecitato da questa forza centrale, ok, di 1100 newton. Qua lui mi dice che un'inflessione, mi dice massima, e la tensione equivalente massima. Poi sulla AA mi dice, guarda, sei in sicurezza di 2,17 e statico di 2,51. Questo qui si vede che è differente, ma se noi facciamo i conti è in pratica un 20%, ok? Questo qui lo decidiamo, la differenza tra questo percentuale e questa qua, la si decide la resistenza dell'albero qui. Cambiando questi, si cambia anche questi qua. Se io qui di solito si lascia sempre 1 e 2, però cambiando questi, cambio questi qua. Ok? Va bene, adesso io cos'è che vorrei far vedere? Vorrei far vedere perché io non so, adesso io vado a strumento, no, a grafica, albero e vado tensione equivalente. Allora, tensione equivalente è la massima, da qui vedo che è in mezzo e qui no, non ci piove, ok? Ok, dunque questa tensione è quella che ho io, 136. 90. Adesso io voglio andare a prendere la calcolatrice. Ok, calcolatrice. Allora, calcolatrice, adesso andiamo a fare dei conti. Se io ho 136,90, 136,90 per statico 2,51, per 2,51 è uguale. Io arrivo a 343,619. Ok, che come invece come materiale io ho, se noi andiamo a vedere database, questo qui vado a vedere, io ho l'1 e ho un 700 in carica RM e 490, ok, 490, dunque io sono comunque, adesso vediamo 343,619. Se io vado a fare 490 diviso 343,619 è uguale a 1,42. 1,42. Ok. Se invece faccio 700, giusto 700 diviso 343,619 è uguale a 2. Ok, prima 1,42, adesso e questo è 2. Ok, però se io invece faccio così, adesso questo lo sposto, vado qua e faccio naturalmente. Non avevo detto prima, sto parlando sempre della DIN 743. Se io vado qui e faccio e metto tutto 1, 1, vado a mettere 1, vado a mettere 1 e vado a mettere 1. Ok, e ricalcolo, esegui. Ok, qui cambiano. Ok. Naturalmente avevo modificato solo il coefficiente di carico statico, dunque passa a 4,26 e dunque se io vado a, abbiamo detto 136,90 per 4,26 è uguale a 583. 194, ok, che comunque è sempre sotto i 700. Ok, se io adesso vado a fare sono sopra i 490, ok,
Però sono sotto i 700. Se vado a prendere i 700, 583.194, se vado a fare i 700 diviso 583.194, mi ritorno. Ciao, qui ho sbagliato. Cance. Se vado a fare i 700 diviso 583.194, mi viene 1 e 2. 1 e 2 è giusto. 1 e 2 è giusto. E se invece facessi questo qua, vediamo. Se invece porto, vediamo se cambia qua. 1, ok. Vediamo se riesco, però sì, esegui. Sì, vabbè, questo lo facciamo. Ok, 426, qua non cambia nulla. Ok, non cambia nulla. Naturalmente questo però portando questo qua diventa uguale questo. La percentuale diventa uguale. Ok. La percentuale, questo qua portando 1, andiamo a vedere portando 1 qua. Ok, esegui. Ok, e qui non è cambiato nulla. Vabbè, era semplicemente per far vedere come comunque io ho alla fine, anche se porto questo qua 1 a 1, comunque ho sempre quell'1.2, quel 20% rispetto al carico di rottura, però, né? Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.